Siete in 200? Sono in 200! Sì! 1. Io sono in 201. Ciao a tutti, gente! Questo video è un video così a caso che mi è venuto in mente. Allora, dato che ho levato i miei amati piercing perché... per ovvi motivi. No, non sono ovvi motivi. Vabbè, niente, li ho levati. E è rimasto un buco dell'abret abbastanza evidente. E allora, come ovviare a questa cosa? Come coprire questo buco? Ecco a voi 5 metodi che posso consigliarvi e diciamo che magari possano servire. 5 metodi per coprire il buco. Buona visione. Numero 1. Potreste andare in giro con un adesivo attaccato qui, così non si vedrà il buco. 2. Un metodo molto semplice per coprire il vostro buco potrebbe essere farvi crescere la barba. Il cambio di look è favoloso, ti dà quel tocco rude che ti serviva. Grazie, grazie. Sono felice che ti piaccia. In alternativa, se la barba non cresce, ho una soluzione migliore. Lo sai che c'è? Tipo i capelli attaccati con lo scotch sul mento. Sì, sì, lo so. Beh, levateli. No, mi piace così. Terzo metodo, potresti mettervi una sciarpa a far finta di niente. Sì, ma perché c'è quella sciarpa? Ho freddo. Ma è agosto! Sì, ma io ho freddo. Sto bene così, grazie. Quarto metodo. Potreste benissimo andare in giro così, facendo finta di niente, di te che vi appoggiate. Scusa, ma tieni questo? Sì. Ma tieni anche questo? No, mi dispiace. Non ho finito le mani con cui prendere le cose. No, le ho finite, mi dispiace. E quinto metodo. Potresti mettervi il rossetto per coprire tutto. Calcola che il rossetto ti sta troppo bene. Giuro. Grazie, cara. Questo era un video veloce e breve. E tanto perché mi annoiavo. Grazie per i 200 iscritti. Spero che vi sia piaciuto e ciao. Dipi che si offende se non lo metto nei video. No, Dipi no.